Les cinq jours longs, les violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en souviens au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. La via privilegiata, lo strumento privilegiato per l'incontro è naturalmente la parola, e io dico la parola poetica, che è parola profonda, parola che ha storia, parola che ha significati, che trasforma il quotidiano in memoria culturale, quindi in elemento che diventa poi tradizione. E un'altra delle vie privilegiate è naturalmente la musica, che ha respiri, ritmi caratteristici di un popolo. E quindi lingua internazionale che aspira di diventare la seconda lingua per tutti. Notare bene, non certo a sostituire le lingue nazionali che rappresentano noi stessi, che sono la nostra identità, che sono la nostra cultura, ma semplicemente donare uno strumento facile di semplice apprendimento per poter comunicare veramente con tutti. Ma non sono qui per fare le lodi dell'esperanto, certamente. Ho portato una piccola esperienza. Io sono stata in Armenia in 3 settimane tra giugno e luglio e sono entrata a contatto con questa cultura molto particolare, con un popolo fiero, orgoglioso, che ha trascorso dei momenti terribili durante la sua storia e che pure è generoso e ospitale, vuole parlare, vuole comunicare. Oton sun kustan denya tikvali iro amas mi lakordon lor kriain de sangorujai floroi kai de rosoi la ardan pianti lamento dei fiori color sangue. Questo è l'unico modo di pensare, ma andare incontro all'altro senza sincretismi, irenismi, irgola, proselitismi e tutto quello che volete che finisce con l'ismi. Potrebbe essere sufficiente così. Avrei ogni volta che me la ricordo. Vi auguro di provare anche voi questo senso di vita. Il brividi di Tessa? Ogni vicera si canta di bellissime serate di Mosca. Завиждам си, че мога да мълча, когато някой в мене проговори. Ще се напусна с чувство за вина към най-красивия си слънце. И quello che mi accadrà. Но вина е като спомним домовине. Все едно свето непознане от никога спощоване. В златих черках с годовини се беро народовчини le od našega ni glasa, sprejšnjega nezadnjega časa.
Do spominja se nekdanjih revni zemlji pokopani, tiho bori vnuk koraka čez vita di Valesi, bellissima canzone che io, a me piace tantissimo, e poi lo scarafaggio, che si parlava con un collega biologo, ex collega, e la mia natura, vedendo me mutare in scarafaggio, pensando poi di essere fior di maggio, oh Dante, non ti dico che paura, o scarafaggi tanti ce ne sono, ma quel che piace più a me sono io. Oh, com'è bello udire il tuo ronzio, che piacere se si tramuta in tuono.